Ciao amici del festival, sono Cristian Gamarino, pilota del mondiale Supersport. Sono qui oggi per raccontarvi la mia esperienza con l'effetto viola. Come potete immaginare, è molto importante per un pilota essere molto concentrato prima di una gara in modo da dare il meglio di se stessi e non fare errori. Questo però è condizionato da alcuni fattori esterni, come può essere la tensione da parte del team per il risultato, da parte di se stessi perché si vuole appunto fare un buon risultato, magari dagli sponsor, dagli amici che sono lì che ti chiedono foto oppure ti fanno delle domande prima della gara. Questo è stato risolto, o comunque mi ha dato una grossa mano l'effetto viola, perché ascoltando le tracce musicali sono riuscito a calarmi in uno stato di concentrazione molto alto e a estranearmi da tutte le cose che succedevano intorno a me. E credo che l'effetto viola sia veramente un ottimo progetto e che sia veramente d'aiuto. Grazie per l'attenzione e saluti a tutti. Ciao ciao! Ciao a tutti gli amici del festival, sono Marta Pagnini, capitano della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica, quarta alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro. Durante le gare siamo sottoposti a degli stress molto forti, bisogna reggere la tensione della gara, le aspettative, tutto si gioca in pochi minuti di competizione, una medaglia è sempre, diciamo, quello che tutti si aspettano da noi, quello che noi aspettiamo da noi stessi, per cui è importante arrivare alla gara concentrate, pronte, attente, non ci si può rilassare un attimo. Io ho trovato in effetto viola ad avere un amico. Ascoltare semplicemente della musica, rilassarmi e trovarmi allo stesso tempo concentrata, attenta, più presente, più centrata su me stessa, mi ha aiutato a affrontare meglio le competizioni. È davvero una cosa fenomenale. Buon uso! Buongiorno. Vedo che farà un taglio cesare, il suo bimbo non si è girato. Sì, sono un po' agitata. È normale, sa, immagino con un intervento chirurgico più associato alla nascita del suo bimbo. Tante donne si sentono così, non si preoccupi. Però proprio per venirvi incontro in questo ospedale stiamo cercando di studiare un approccio non farmacologico per la gestione di questo tipo di stress. Se ha voglia di partecipare al nostro studio potrebbe il giorno dell'intervento ascoltare una particolare musica che utilizza l'effetto viola e serve per sentirsi un pochino più rilassati e aiutarla ad affrontare meglio questa situazione. Ha voglia di partecipare allo studio? Sì, grazie. Allora le farò firmare un consenso in cui è spiegato tutto quello che succederà quel giorno. Dopo che la futura mamma è stata ricoverata e preparata per il taglio cesareo, prima di entrare in sala operatoria inizia un particolare momento di attesa. Immaginate che cosa possa significare stringere finalmente tra le braccia il bambino che una donna ha portato dentro per 9 mesi. Di quanto stress sia a carico quel momento, perché da una parte c'è l'emozione, mentre dall'altra c'è la preoccupazione. Anche se di routine, si tratta pur sempre di un intervento chirurgico ed è proprio durante questi momenti che abbiamo pensato di inserire l'ascolto di questa particolare neurotecnologia veicolata dalla musica, su cui abbiamo condotto uno studio in doppio cieco. Sapete che cosa significa studio in doppio cieco? Per avere la prova dell'effettiva efficacia di questa tecnica abbiamo formato 3 gruppi. Ad un gruppo abbiamo fatto ascoltare la musica veicolata dalla neurotecnologia, al secondo la musica normale e al terzo nulla. Ma non è stato detto a nessuno a quale gruppo apparteneva, in modo proprio da non influenzare i risultati. Il procedimento è stato questo. Prima dell'ascolto hanno compilato 2 test. Il primo inerente al livello di stress che provano quotidianamente, il secondo inerente al livello di stress che provano in quel preciso momento. Abbiamo poi fatto ascoltare loro questa particolare musica con gli occhi aperti e senza impegnare la mente in processi che richiedano attenzione, come per esempio leggere o utilizzare il cellulare. Finito poi l'ascolto, dopo 1 minuto di pausa, gli abbiamo chiesto di compilare nuovamente il secondo test. Lo studio Binaura cerca di dare un'applicazione ospedaliera, quindi in un ambito ospedaliero, di una tecnica non farmacologica di gestione dello stress. Nello specifico, qui in ospedale abbiamo deciso di applicarla ad un gruppo di donne
incinte che sarebbero state sottoposte ad un taglio cesareo in elezione. Questo perché è un gruppo che ci aspettiamo abbia un certo grado di stress che possiamo anche definire fisiologico. La paura di un intervento è spesso associata anche alle preoccupazioni della nascita del proprio bambino. In più è un campione facilmente valutabile in tutte le sue variabili. Lo studio binaural utilizza l'effetto viola. È una tecnica che viene utilizzata attraverso la musica. Questa musica presenta degli shift di fase che, interagendo con le onde cerebrali, riescono a dare un certo grado di rilassatezza fisiologica. In ambito ospedaliero gli studi devono essere condotti in maniera seria. Abbiamo fatto quindi uno studio che viene chiamato caso controllo randomizzato in doppio cieco. Questo studio è quello che permette la massima attendibilità statistica. Nello studio che abbiamo condotto al Galliera abbiamo rilevato una differenza nel gruppo di intervento. Vuol dire che le donne che hanno potuto ascoltare la musica modificata con la tecnologia effetto viola hanno avuto una diminuzione del punteggio che valuta lo stress fisiologico, lo stress indotto dell'intervento chirurgico. Hanno quindi alleviato il loro livello di stress.